vista della scadenza dello stato di emergenza il prossimo 31 marzo e nonostante l'aumento dei contagi nell'ultima settimana, l'esecutivo è al lavoro su un decreto che fissi le scadenze per la fine delle restrizioni. Dal 1 aprile non sarà più necessario mostrare il Green Pass in bar e ristoranti all'aperto. Allo stesso tempo, niente certificato verde per assistere a eventi sportivi o culturali all'aperto, come ad esempio partite allo stadio o film nelle arene o il calcetto. Allo studio anche l'ipotesi di eliminare l'obbligo di certificato verde per gli hotel, anche se l'idea per ora è di mantenere perlomeno il Green Pass base. Dovrebbe invece arrivare a maggio lo stop al Green Pass anche per tutte le attività al chiuso. E il 15 giugno scade l'obbligo vaccinale per gli over 50, che ad oggi pare non sarà prorogato. E sul fronte mascherine al momento sembrano esserci novità solo per le scuole. Si va verso l'eliminazione dell'obbligo di FFP2 per i contatti di un positivo, la revisione del sistema delle quarantene e l'abbandono poi delle mascherine. Ma siamo pronti a dire addio al Green Pass? Siamo pronti, sì, siamo pronti. Penso che ormai si abbia capito cosa bisogna fare. Certo, se la campagna vaccinale andasse comunque ancora avanti sarebbe, secondo me, un'ottima cosa, sì. No, sono d'accordo, va bene. Siamo pronti? Siamo pronti, per me sì. È inutile continuare. Sì, sono d'accordissimo, anzi dovrebbero farlo già da subito, soprattutto la mascherina è da togliere, assolutamente, perché non serve più niente. Sulle mascherine che ne pensa? Dovrebbero essere abolite anche all'interno? No, all'interno credo che siano necessarie, soprattutto nel caso in cui non ci sia un distanziamento adeguato, ma è comunque una protezione in più. Ormai abbiamo raggiunto il quorum dei vaccinati, per quello. Non è troppo presto? No, si può. Secondo me si può. Penso che non siamo mai contenti. Se c'è il Green Pass non lo vogliamo, se non c'è lo vogliamo. Penso che comunque in una situazione di emergenza più di così non si poteva fare.